La nuova normativa europea sulla privacy adottata nel 2016 e che entrerà in vigore da maggio in tutti gli stati dell'Unione pone nuove regole sul consenso digitale da parte dei minori. Un regolamento direttamente applicabile, l'Italia come gli altri paesi sta mettendo a punto un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale alle predisposizioni del regolamento. Per l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Filomena Albano, che sta approfondendo il caso dal punto di vista tecnico-giuridico, le priorità sono diverse, soprattutto per quanto riguarda il consenso al trattamento dei dati personali. Occorre che vengano sviluppate linee adeguate al linguaggio dei ragazzi, quindi nel chiedere il consenso al trattamento dei dati personali, i fornitori dei servizi web devono utilizzare un linguaggio accessibile ai ragazzi. Uno dei temi centrali è l'età del minore. Stando al regolamento, ogni Stato membro decide da che età, tra i 13 e i 16 anni, i minorenni possono da soli sottoscrivere il contratto senza l'autorizzazione dei genitori. Il MOIGE, il Movimento Italiano Genitori Onlus, su questo punto, nelle parole del direttore, è chiaro: un minore non può sottoscrivere un contratto con un social network prima del compimento dei 18 anni. È una chiara direttiva che va in palese contrasto con la normativa vigente a tutela dei minori. Un minorenne non può sottoscrivere qualsivoglia contratto, deve essere sempre il genitore che lo sottoscrive.